Sogno comico. Abbiamo deviato il segnale di questa rete televisiva per parlarvi della realtà che ci circonda. Abbiamo craccato questo segnale per dirvi quello che succede nel mondo, amici. Un mondo dove veramente ci sono delle cose incredibili. Io vorrei lanciare un messaggio e dire basta alla parità fra uomo e donna, perché gli uomini e le donne non sono uguali, sono diversi sin da quando nascono. La donna quando nasce e il dottore le dà lo schiaffo, lei non piange perché non gliela do la soddisfazione di piangere davanti a un uomo. L'uomo quando nasce, il dottore gli dà lo schiaffo, lui gli tira la testata, lo corica, gli dice sei dottore, mo curati. Questo per dire che non siamo uguali, amici. E a proposito di uomini e di donne, parliamo di una donna di casa. Una donna che purtroppo è circondata da elettrodomestici parlanti, sto parlando della nostra casalinga disperata. Sente, siamo collegati, eh? Chi è? Siamo noi? È ancora lo spazzolino elettrico, l'ho comprato il dentifricio! Ma che spazzolino elettrico? Sono io, il conduttore! Ma che mamma mia! È la televisione, signora! Il televisore? Ma il televisore l'ho spento! Parla! Ma no, ma il conduttore della trasmissione, siamo noi, lanciamo il messaggio mediatico, siamo qua, ci sente, siamo noi! Ah, ma è il signor Manuel! Certo, sono io! Buongiorno, scusi, però c'è stato un battibecco con sempre con la casa intelligente, vero? Sì, sì. Devo dire che è bellissimo stare nella casa intelligente, no? Sì, guardi, sinceramente io preferivo il mio solito appartamento deficiente di prima. Almeno perché? Non mi parlava nessuno, qua parlano tutti! Vabbè, ma non faccia così, insomma, la vedo proprio casalinga disperata, proprio è chiaro, ma dica, avrà un lato positivo nella sua vita? Avrete fatto qualcosa di bello? Avrete fatto dei bambini, per esempio? Guardi, siamo riusciti a farne uno perché una sera sono stati zitti e si è creata un pochino di atmosfera. Ah, bellissimo! È carino, ha quasi un anno, è proprio fortunato! Certo, immagino, è fortunato perché essendo così piccolo non deve fare i conti con questa casa intelligente, con tutti gli elettrodomestici, vero? No, lui ha tutta la cameretta intelligente. Ah! Sì, ci sono dei sensori sulle pareti che quando fa... partono delle proiezioni sul soffitto. Addirittura! E che cosa proiettano queste... All'inizio c'era Winnie the Pooh. Adesso abbiamo messo i Pooh e basta. Scusi, i Pooh e basta, perché? Certo, si addormenta prima, sono più... Ma come? Ma che dice i Pooh? Ma no, non attacchi questi... Lanciamo un messaggio positivo, insomma. Ma e quindi se vuole dormire abbiamo i Pooh, ma per caso se il bimbo ha fame che fa? Lei interviene come mamma? Ma quale intervengo? C'è un sensore che sta nella culla che misura l'intensità dell'angorino dello stomaco. E poi avverte il frigo. Sì, ah. E poi parte il frigo. L'angorino. L'angorino. Perché così mi parla il frigo. L'angorino. Vabbè, ma signora, mescola al latte, dosa lo zucchero, zuppa al biscotto. Ma è bellissimo, signor, così lei non deve fare niente. Bellissimo! Secondo me ha qualche problema di udito questo sensore perché l'ultima volta ha confuso un rimorino con un altro. Capisce? Insomma, certo. L'intensità era maggiore perché mio figlio in questo campo. Vabbè, adesso diciamo, non scendiamo in particolari, non proprio, è il caso, è ecco. Vabbè, è un grande. Certo, certo. E il frigo ha preparato da mangiare per un esercito. Ah, e quindi. Le cannonate già c'erano. Ma che dice, signora, me la smetta? Ma visto che lei si lamenta di questa casa intelligente, sì. Ma come vi è venuto in mente di farla una casa così sofisticata? Ma non è. È stato involontario, siamo partiti da una cosa veramente piccolina. Ah. Sai quei walkie-talkie, quelli per sentire il bimbino nell'altra sì, stanza? Sì, sì, belli, bellissimi. Noi ce ne avevamo uno, vabbè, abbiamo comprato un po' più buono di quelli che hanno una portata di 3 chilometri. 3 chilometri, addirittura. Perché mia suocera lo controllava da casa sua. Ah. E quando piangeva non ci avvertiva il walkie-talkie, ma telefonava direttamente da mia suocera. Ah. Il bambino piange, il bambino piange, il bambino piange. Io certe volte mi sbagliavo, mi alzavo, mi vestivo, andavo a fare la spesa. Parla come il frigorifero. La sua suocera parla proprio come il frigorifero, sì, eh? Sì, sì. Ah, pensi un po'. Ma poi come adesso abbiamo risolto. Ah, però, avete risolto. Come sì, avete sì. Fatto? Come gli avete gli fatto? Risponde direttamente la segreteria telefonica intelligente. Come lei chiama, si sente... Il bambino che ride, lei si tranquillizza e se ne resta a casa sua. Allora siete fortunati, avete risolto, signora, grazie alla casa intelligente. Grazie. Ha trovato la soluzione contro la sua suocera. Guarda, non è contenta di questo? Sì, magari la eliminassero mia suocera. Ma non dica queste cose, per favore, ma se ne vada. Vado a fare un po' di pulizia perché veramente oggi la vedo veramente male. Mi dispiace perché sta casalinga, ma purtroppo è così che va il mondo.
Scusate, è il mio assistente questo. Che dove sei? Che fai? Ti nascondi adesso? Sì, sto qua. Ah, stai qua, sì. Purtroppo. Dimmi, che c'è? Posso lanciare un messaggio? Lancia un messaggio, dai. L'amore è come una briciola di pane. Ah, perché? Se la lasci da sola, ci girano intorno troppi uccelli. Ma per favore, ma non dire, piuttosto a proposito di pane, vattela a guadagnare, vai a zappare la terra, vai, vai. Sogno comico.